Sì, è proprio così, probabilmente la maggior parte di voi si aspettava di vedere il logo grande del rettangolo verde della Hewlett Packard Enterprise. E effettivamente è scritto piccolino sotto che Aruba Networks in particolare, è una Hewlett Packard Enterprise Company. Effettivamente abbiamo acquisito uno dei maggiori player probabilmente sul mercato della componente Wi-Fi in accesso circa 3 anni e mezzo fa. E da non confondere, purtroppo qui in Italia abbiamo questa nota dolente, no? Di confonderci spesso con quella che è Aruba.it. I fondatori si sono un po' ispirati allo stesso posto, che non è nient'altro che un'isola, no? Bellissima, utilizzando anche un font ed un colore che è molto simile, per cui questo relax che può dare l'arancione rispetto agli altri colori. Ora, proprio perché volevo ringraziare innanzitutto il capitolo romano di Afcea per averci dato questa possibilità di spiegare quello che noi in termini di soluzioni di networking stiamo portando sul mercato, in particolare per quelle che sono le soluzioni di sicurezza in ambito d'accesso. Il nostro DNA è un DNA che viene dall'infrastruttura, non è un DNA prettamente legato a quello che è l'ambito dei security. È un DNA che invece è legato alle infrastrutture di accesso di qualsiasi tipo. Siamo probabilmente il leader che Gartner ci riconosce più in alto a destra rispetto agli altri, proprio per questo Unified Wired and Wireless nel quadrante magico, per una certa lungimiranza, per raccogliere all'interno delle infrastrutture di qualsiasi tipo, esse siano enterprise, domestiche, piuttosto che di qualsiasi venue, stadi, mall e qualsiasi altra cosa, magari anche in ambito militare, vedremo il motivo, comunque riconosce in noi una certa lungimiranza e riconosce in noi soprattutto delle tecnologie che sono molto flessibili e complete e rotonde, una soluzione a 360 gradi, un po' come quella del Secure Fabric. Soluzione di Secure Fabric che abbiamo lanciato da 2 anni circa, proprio per andare incontro a quelli che sono i Security Challenge, cioè tutto quello che sta avvenendo nel tempo all'interno delle nostre infrastrutture di rete, affinché noi come vendor di infrastruttura in particolare possiamo però rendere questi accessi di qualsiasi tipo, che siano essi utenti, che siano essi dispositivi, che siano essi all'interno di enterprise piuttosto che all'esterno, e vedremo come, comunque degli accessi sicuri, che possiamo tracciarli, possiamo avere una visibilità, un controllo e nel caso prendere delle azioni in particolare. Come vedete, ho voluto aprire la mia presentazione dandovi una visione concreta di quello che sta succedendo ultimamente in ambito di security. Non tanto ultimamente, perché sulla parte, diciamo, di sinistra vedete quanto sono aumentate le vulnerabilities in ambito di security negli ultimi 20 anni. Erano al di sotto delle 1000 vulnerabilities, siamo ben a, come vedete, o meglio ve lo dico io perché probabilmente non riuscite a vederlo, intorno alle 17.000 vulnerabilities scoperte nel 2018. 2019 era ancora in corso l'analisi, per cui è un qualcosa di totalmente diverso. Queste vulnerabilities ovviamente ci espongono a delle backdoor, quindi a delle porte aperte rispetto all'infrastruttura, che possono in maniera molteplice, vedremo quella tipologia di attacchi che probabilmente dobbiamo tenerne conto tutti i giorni, no? Ci possono mettere comunque ci possono rendere il fianco scoperto, no? E creare non pochi problematicità. Oltre a questo però c'è un altro aspetto che non è affatto banale, di cui dobbiamo tener conto e di cui già ne abbiamo discusso anche con gli interventi precedenti di alcuni colleghi. Il fatto che effettivamente non è solo più un'utenza, non è solo più un PC, in alcuni casi potrebbe essere uno smartphone o un tablet, ma in realtà ormai è un dato di fatto, è un qualcosa che riusciamo a vedere quotidianamente, l'esplosione dell'IoT. Giusto ieri ero in un altro intervento per un evento a Milano, si parlava di IoT all'interno di smart building. Per farvi capire, vi dico subito un qualcosa che è stato citato anche ieri,
c'è stato un attacco circa 7 mesi fa in un albergo austriaco dove 180 ospiti, o meglio 180 per numero di camere era, erano rimasti fuori perché tutti, diciamo, tutti gli ospiti avevano un accesso alla camera utilizzando una serratura elettronica basata su NFC e ovviamente girava in ambito IT, con i sistemi integrati con la parte di IT, quindi l'OT integrato all'IT, attacco e tutti quanti fuori dalla camera, per intenderci. Quindi l'esplosione anche di milioni e milioni di dispositivi in rete, come ci riporta anche Gartner. Ora, una cosa non banale è che tutto, comunque, questi security challenger e security vulnerability in qualche caso sono, perché così è stata la natura diciamo dell'intervenire, no? Anche prima con il collega di FastWeb abbiamo sentito come pian piano ci si è appoggiata la sicurezza on top all'infrastruttura. Di conseguenza ci sono delle istituzioni di sicurezza che sono molto verticali in ambito IT, a partire dalla sicurezza perimetrale per poi passare a quella di raccolta e di controllo con i SIEM, ma ultimamente c'è anche una sicurezza in termini di dispositivo mobile che dobbiamo andare a monitorare con il device management affinché tutto sia, diciamo, compliant a quelle che sono le caratteristiche e le policy, no? Che noi come IT administrator, come security administrator dobbiamo tenerne conto, piuttosto che tutta la parte di multifactor authenticator. Ora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente ci ritroviamo in un ambiente diciamo di sicurezza abbastanza tradizionale con il mondo legacy, dove pensiamo che tutti quelli che sono gli attacchi sono al di fuori della mia infrastruttura enterprise piuttosto che altre tipologie di infrastruttura, quando in realtà gli attacchi potrebbero avvenire serenamente, no? Già all'interno, anzi sono forse i più comuni ormai, quelli che arrivano proprio dall'interno, e vedremo poi in che modalità arrivano queste tipologie di attacchi. Per coprire naturalmente ambiti di accesso sicuro, noi come HP e Aruba abbiamo rilasciato sul mercato ormai da diverso tempo quelle piattaforme sia di policy manager sia di piattaforme tra virgolette automatizzate per quanto riguarda le logiche di machine learning anche con intelligenza artificiale, che vanno a prevenire situazioni malevole e quant'altro. La prima di cui vi voglio parlare è proprio la nostra soluzione ClearPass, che è un policy manager a tutti gli effetti. È una versione avanzata rispetto al NAC tradizionale che siamo stati abituati più o meno a vedere già all'inizio, o forse alla metà degli anni 2000, no? Dove c'era comunque la necessità di controllare e autenticare in particolare, non fare tutto il resto. Sicuramente è arrivato anche l'esplosione di quello che è il bring your own device, quindi la necessità non solo più di autenticare e autorizzare degli accessi ben predefiniti, magari in integrazione con piattaforme di servizio all'interno come l'Active Directory, il Radius, l'LDAP e quant'altro, su infrastrutture principalmente di tipo wired. Non proprio era avvenuta un'esplosione come questa che sta avvenendo adesso in ambito wireless, e di conseguenza una piattaforma che vuoi o non vuoi era abbastanza programmatica, era abbastanza statica, non aveva proprio una visione olistica come potrebbero essere le piattaforme attuali. Ecco, è proprio con quella visione, no? Olistica che andiamo ad approcciare le componenti di soluzione di sicurezza. Quindi ritorno al fatto che il ClearPass è un policy manager evoluto, e anche questo diciamo Gartner lo va a posizionare in alto a destra sui quadranti dei policy manager per una serie di motivi. Probabilmente la cosa più importante di cui tener conto è il fatto che il ClearPass non è strettamente legato ad un'infrastruttura. Qualsiasi tipo di infrastruttura vi sia sotto in termini di tipologia, quindi che sia wired, che sia wireless, che sia remota, che sia con remote access point, che sia con VPN, che sia in 3G, comunque riesce a controllarla in termini di accesso. Ma la cosa altrettanto importante di cui bisogna tener conto e che ci riconosce Gartner come un plus non banale è il fatto che sotto, come vedete, non c'è solo ed esclusivamente i nostri loghi, ma ci sono i loghi un po' dei maggiori player in ambito infrastrutturale, e quello che ovviamente si portano dietro anche per quanto riguarda
le soluzioni wireless. Vuol dire vendor agnostic, vuol dire che qualsiasi cosa c'è sotto, comunque il client passeria a interagire e a controllare. Controllare che cosa? Effettivamente tutto quello che io voglio profilare. Abbiamo rilasciato da pochissimo tempo sul mercato un'altra piattaforma che è una declinazione del ClearPass, del Policy Manager, in ambito IoT. L'abbiamo detto, l'esplosione di questo settore ci sta portando anche a noi, no? L'interrogativo di come dover gestire questi device. In che modo interagire? È un qualcosa di totalmente diverso. Non posso trattare una lampada di una luce connessa sull'infrastruttura di rete, magari, pensate bene, anche alimentata tramite Power over Ethernet, qualcosa di totalmente impensabile pur pochi mesi fa, no? Trattarla alla stessa maniera di un utente che si sta interfacciando e collegando all'infrastruttura di rete con un PC classico normale di corporate, piuttosto che con uno smartphone. Non posso trattarlo alla stessa maniera. Motivo per cui abbiamo bisogno di una profilazione di un certo tipo, abbiamo bisogno che quel device venga trattato da una piattaforma specifica, no? Affinché gli vengano dati degli attributi e delle categorie e viene ovviamente poi prese delle azioni nel caso in cui possa avere degli attacchi. Parlava prima, poco fa, il collega di un attacco famosissimo avvenuto negli Stati Uniti, dove si è sfruttata una vulnerabilità nella parte di telecamera a circuito chiuso, che guarda caso era proprio uno degli ambienti di sicurezza. Cioè, io con la telecamera vado a mettere in sicurezza magari l'aspetto fisico, nel frattempo ho lasciato aperto tutta la parte logica. Ovviamente questo non può bastare, ho una visibilità completa, ho un controllo completo su chi è, quando arriva, che cosa fa, a che cosa ha accesso, non solo sulla parte utente ma anche sulla parte, diciamo, di dispositivo. È naturale che dovrò prendere delle azioni. Come dicevo, noi ci prefiggiamo il compito di dover coprire in modalità sicura delle fette, no, di accesso, no, alle infrastrutture. Non vuol dire che copriamo a 360 gradi tutte le soluzioni verticali che abbiamo visto prima. Ci sono tanti altri nostri colleghi sul mercato che fanno proprio questo, e sono quelli che con cui interagiamo affinché, scoperto, diciamo, un qualcosa che è fuori dalla norma, fuori dalle mie politiche di sicurezza statiche ho messo, o magari dinamiche, o addirittura scoperte in modalità, come dicevo prima, con logiche di machine learning e artificial intelligence, vado comunque a riparare una situazione che potrebbe essere malevola. È proprio questo quello che succede, perché il ClearPass non fa nient'altro che, a seconda del mio ruolo, a seconda del mio utente, gli vado ad assegnare effettivamente uno user role, a seconda del dispositivo con cui io accedo all'infrastruttura di rete, a seconda del periodo in cui, del momento istantaneo in cui io sto accedendo a quell'infrastruttura di rete, dalla locazione da cui io sto accedendo, avrò applicate delle policy ben definite, che potranno essere diverse tra loro seppur io sono lo stesso utente. Mi spiego meglio. Pardon. Se io accedo alla mia infrastruttura di rete utilizzando il mio portatile di corporate, magari con un certificato digitale, in qualche maniera stanziato sul dispositivo, sarà diverso rispetto ad accedere con il mio smartphone da una rete 3G creando una VPN interagendo con un MTM. È totalmente diverso. Quindi quel labirinto potrebbe percorrere una strada diversa. Ora, è proprio per questo quindi che, oltre al controllo, ho bisogno anche di una certa visibilità. Ho bisogno che tutti gli utenti, ma piuttosto tutti i dispositivi, vengano profilati. È naturale che io, che sono un utente corporate, possa avere accesso utilizzando un dispositivo mobile in un certo modo, un dispositivo classico come un PC in un altro, ma ci sono anche i consulenti, magari ci sono i visitatori, magari ci sono dei device che sono diversi ma non sono degli IoT, magari ci sono le stampanti, magari c'è la parte di bring your own device, sono io un dipendente ma comunque sto utilizzando un dispositivo che non è aziendale, è un dispositivo personale. Ecco perché io devo avere comunque una visibilità completa di quello che ho all'interno dell'infrastruttura.
Motivo per cui è altrettanto importante che una piattaforma di questo tipo come Policy Manager deve essere anche scalabile e deve essere, diciamo, modulare dal punto di vista delle funzionalità. Il CLIA passa e non fa nient'altro che avere delle licenze che nel momento in cui le vado ad abilitare abilitano anche delle funzionalità in più, a partire dal piccolino con l'access per poi passare all'onboard e poi l'onguard. L'access è, mettiamola così, estremizzando tutto quello che sono le sicurezze in accesso, A3A per intenderci, Radius e quant'altro, con la possibilità di gestire anche i guest. L'onboard aggiunge le funzionalità di profilazione per quanto riguarda la parte di bring your own device piuttosto di IoT. L'onguard, vado a capire in che modo i miei utenti si sono autenticati, con quale dispositivo, voglio verificare che tutto sia, diciamo, normato secondo le mie policy, e dopodiché do accesso alla rete. Ecco, questo, diciamo, è come si esplicita in termini anche poi di una lista di materiali la nostra soluzione in ambito di sicurezza. Ma non serve più solo questo, perché abbiamo detto che è molto più statico, ma serve anche un qualcosa che vada al di là di questo. Abbiamo visto anche che negli ultimi anni c'è stato uno spending lato security non banale, aumentato quasi del doppio e sicuramente più del doppio nel 2019 per quanto riguarda la prevenzione e il detection in termini di $billion, ma vedete anche quanto tempo effettivamente ci vuole con dei sistemi classici per quanto riguarda la sicurezza a prevenire dei problemi, circa 146 giorni. E in realtà, dato del 2019, sembrerebbe che sia sceso, vedete che effettivamente la linea è in decrescita, sembrerebbe che sia sceso intorno ai 74-75 giorni di media, si è dimezzato rispetto al 2015. Questo anche ci ha portato ad avere una visione un po' più ampia di quelli che sono effettivamente gli attacchi di cui parlavo prima. Ci sono gli attacchi di tipo compromised, vuol dire che ci sono state situazioni in cui un PC magari di un utente era compromesso da un malware, non ha fatto nient'altro che entrare con una vulnerabilità, un hacker, e magari rubare 40 milioni di dati di carte di credito. Questo è un qualcosa di effettivamente avvenuto negli Stati Uniti qualche tempo fa, piuttosto che un malicious, un'altra tipologia di attacco, dove un utente invece che è effettivamente autorizzato a poter fare una roba del genere non fa nient'altro che in maniera maliziosa rubare queste informazioni, oppure per negligenza. Queste tipicamente sono le tipologie di attacco, ma queste tipologie di attacco non andiamo nient'altro che ad indirizzarle con quella che è la nostra nuova piattaforma, che è basata anche su logiche, come dicevo prima, di artificial intelligence piuttosto di machine learning, cioè è a tutti gli effetti un web, uno user entity behavior analytics. Che cosa va a fare il nostro introspect? Va a creare un modello sulla base di un comportamento, di un utente piuttosto che di una cosa. E questo modello lo va a creare profilandolo e raccogliendo tutte le informazioni da queste, diciamo, da queste fonti. Creando poi che cosa? Nient'altro che un modello completo basato sul machine learning piuttosto che su una baseline, e dando un punteggio di rischio. Mettiamola così, faccio un esempio banale. Alessandro Ercoli, dipendente della Hewlett Packard Enterprise, tipicamente entra in ufficio tra le 9 e le 9.30, parcheggia nel garage, accede con il badge verso il garage, sale al primo piano con l'ascensore, badge per entrare nell'ufficio, si accede all'infrastruttura di rete in modalità wireless senza creare VPN. Questo lo fa tipicamente, diciamo, per tutti i giorni della mia vita lavorativa. Non è proprio così, ma in realtà mettiamola un po' più sul pratico. Ma un giorno non parcheggio nel garage, accedo dalla porta principale pedonale dell'ufficio, non prendo l'ascensore e beggio sui tornelli, accedo al primo piano e mi collego in wired. Effettivamente un comportamento totalmente diverso rispetto a quello che è il mio. Con questo infatti concludo, non vado a fare nient'altro che a vedere un punteggio di rischio totalmente diverso, e è lì ovviamente che prendo le mie azioni interagendo anche con piattaforme di terze parti, infrastruttura Aruba, Introspect, ClearPass, piattaforme di terze parti, e ovviamente vado a chiudere sulle mie vulnerabilità. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio FCEA per l'opportunità. Grazie mille.